Io sono Giorgio Cubeddu e mi occupo di scultura da circa 10 anni, avendo precedentemente espresso la mia creatività in altri ambiti, particolarmente in ambiti tecnici. Mi sono ispirato fin dal primo momento a quella che era la funzione dell'arte nel passato per creare opere destinate ad avvilire gli ambienti che le avessero ospitate. Il mio è stato un percorso abbastanza solitario, da autodidatta, ma ben difficilmente poteva essere il contrario, in quanto che ho iniziato a interessarmi d'arte dopo i 50 anni. Mi piace il minimalismo e credo nel tempo di aver sviluppato uno stile personale. La mia passione per l'art design mi ha spinto a disegnare lampade di scultura come queste. Appartengono alla serie monoliti. Monoliti perché possiamo immaginarle come scavate da un unico blocco di materiale. La loro superficie è volutamente molto ruvida, grezza, e non sono disegnate per dare tanta luce, ma per dare un tocco particolare ad un ambiente. Sono in questo caso realizzate in legno, ma possiamo benissimo realizzare in acciaio o anche altri materiali. Qui vediamo le split lamps. Le ho chiamate così perché possiamo anche vederle inizialmente come un unico blocco di materiale, un'unica lampada, che poi viene utilizzata in maniera speculare. E le posizioniamo alla distanza che preferiamo. Qui abbiamo invece Monolite 1, è la prima che ho disegnato, che ho realizzato, ed è quella che più di ogni altra dà l'idea del blocco di materiale scavato, che la rende una super minimalista. I primi lavori che ho realizzato in lamiera d'acciaio sono delle sculture da parete come questa della serie Genesi 1, che rappresenta la divisione della cellula e quindi la vita. Qui abbiamo Luna Gialla, che ha una speciale finitura acrilica che consente di creare tanti piccoli crateri per ricordare la superficie della Luna. Alcune opere vengono meglio apprezzate se osservate dal vivo, come questa, che viene vista come un pezzo di art design, una lampada, ma è anche e soprattutto una scultura che rappresenta una torre, un faro. L'ispirazione per questi lavori mi è venuta dalle piazze d'Italia di Giorgio De Chirico, dove la torre è uno degli elementi predominanti. Qui ho utilizzato uno speciale amalgama di colori, non soddisfatto né dall'eccessiva brillantezza dei colori ad olio né dalla freddezza degli acrilici. Con questo mix di colori ottengo un effetto molto caldo, morbido, che riflette la luce in una maniera unica. Se osserviamo alcuni quadri delle piazze d'Italia, lì troviamo una luce diffusa, crepuscolare, che a me piace definire calda, morbida. Questa luce è uno degli elementi che ha consentito a De Chirico di entrare nel mondo della metafisica, del tempo sospeso, dell'infinito. E la torre è un simbolo di infinito. Questi lavori sono particolarmente adatti laddove si richiedano opere poco ingombranti. Qui stiamo parlando di 20x20 cm di ingombro in pianta. Considerandone anche il significato, le ritengo molto adatte, ad esempio, per l'arredo navale. Non poter osservare quindi direttamente le opere dal vivo è il downside delle vendite online, compensato però dalla maggior visibilità ottenibile. Le gallerie virtuali sono molto utili a chi, come me, opera da zone un po' periferiche, anche se devi confrontarti con artisti di tutto il mondo, ma questo io non lo vedo come un fatto negativo, ma come uno stimolo a essere sempre più creativo, a creare sempre nuove opere. Nei percorsi legati alla creatività, la sfida più grande è quella di realizzare opere originali, uniche. Non esistono più territori vergini, tutto è stato già esplorato. Quindi presentare al pubblico lavori capaci di sorprenderlo è un compito quanto mai arduo. Personalmente ho faticato molto per passare dal 2D al 3D, vale a dire dalle sculture da parete come questa che rappresenta delle barche a vela che entrano in un porto, alle sculture freestanding su 3 dimensioni. Ultimamente sto lavorando su soggetti immediatamente comprensibili all'occhio dell'osservatore come questi. Il rischio di lavorare su sculture immediatamente comprensibili è quello di cadere nella banalità. A ciò si ovvia con la stilizzazione.
Questi sono soggetti stilizzati. Con la stilizzazione si opera in quel territorio tra il figurativo e l'astratto, con pochi tratti essenziali, capaci però di catturare l'immaginazione di chi osserva. La sfida è quella di prendere una lamiera e con due pieghe e quattro tagli trasformarla in una scultura. È una sfida che mi ha impegnato molto, idea su idea, disegno su disegno, per cercare di dare un soffio vitale a una semplice lamiera d'acciaio. Qui non siamo aiutati dalla nobiltà del materiale, quindi è necessario dargli il valore aggiunto delle idee e della propria sensibilità. Queste opere sono pensate fin dall'inizio per essere illuminate sia dall'interno che dall'esterno. Non si tratta però di Laes Caccius, dove la luce è il medium principale, qui il medium è l'acciaio. La luce artificiale viene usata per dare ancora più personalità alle opere, conferendogli un maggiore impatto visivo. La scultura diventa più leggera, più eterea. Del resto, in mancanza della luce naturale, le opere vanno comunque illuminate, quindi prima o poi la luce artificiale deve essere usata. Quando vogliamo inserire un'opera in un ambiente, una scultura illuminata ci consente facilmente di aumentarne il fascino e l'unicità. Un esempio è questa gallinella. Volevo fin dall'inizio un'opera da appoggiare direttamente sul pavimento con un'impronta minima, per poter essere collocata ovunque senza creare però problemi di ingombro. Come vediamo, la lampada interna ne aumenta il fascino e l'unicità, inondando di una luce soft l'ambiente circostante. A me piace lavorare in maniera autonoma, ma mi piacciono anche le collaborazioni. Se ad esempio un architetto volesse utilizzare una gallinella come questa, potrà chiedermi delle variazioni nel colore, nelle dimensioni, in fase di progetto. Ed essendo la scultura illuminata, potrà studiare ancora meglio l'illuminazione dei locali in maniera più efficace e personale. Qui di fianco vediamo due gallinelle e un gufo. Come si può notare, queste opere non sono illuminate. Il motivo è molto semplice, il loro design non le rende adatte a questo scopo. Quando decido di installare un faretro o una lampada all'interno di una scultura, la devo costruire in maniera tale che luci e ombre si distribuiscono in maniera interessante, come avviene ad esempio con queste due sculture. Questa rappresenta le onde del mare e questo è un granchio. La luce aumenta notevolmente il loro impatto visivo ed è quasi come se dipingesse le opere, creando una serie di toni. Il mio modo di operare è quello di mettere sulla carta una grande quantità di idee, per poi operare una continua selezione delle stesse, giorno per giorno. Alla fine, anche secondo l'umore del momento, sono costretto a sceglierne una. Mi piace anche lavorare su una grande varietà di soggetti contemporaneamente, magari in maniera disordinata. In una stessa mattinata posso ad esempio disegnare un pesce, una gallinella, un'opera astratta e così via. Preferisco senz'altro realizzare quindi opere uniche piuttosto che riproduzioni. Queste due wall sculptures vengono da me chiamate razzi scultura per il fatto che abbiamo degli elementi in metallo sospesi su una tela fissata ad un telaio. Non sarebbe la stessa cosa se al posto della tela ci fosse una lamiera d'acciaio. Questi elementi rappresentano la parte centrale del fiore, gli stami, i pistilli. Il tessuto rappresenta i petali, la corolla. Spero che questo mio discorso e questa carrellata di opere abbia ben reso l'idea di quanto a me piaccia lavorare su una grande quantità di soggetti diversi tra di loro.